Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo, come potete vedere alle mie spalle, ci troviamo alle Ghiarine, nella posta numero 1. La mia prima volta in questo lago e ho chiesto informazioni in giro, comunque a chi già c'è stato, su come pescare, dove pescare, e starò qui fino a giovedì, quindi 3 giorni e 2 notti. Dita incrociate, vediamo cosa può regalarmi questo lago. Ne ho sentito parlare bene per la mole dei pesci, ma allo stesso tempo so benissimo che è un lago difficile da affrontare per le sue caratteristiche. Ci aggiorniamo dopo. Adesso inizio a farmi un giro con il dipper per vedere un attimino se c'è qualche punto, ma comunque una buona parte delle canne le andrò a lanciare sotto riva e sotto al canneto. Dai, ci aggiorniamo dopo. Una canna andrò a sistemarla qui, il fondale mi sembra abbastanza duro. Allora, ho fatto un giro col dipper, ho capito un attimino il fondale com'era sotto, vicino ai canneti, e una canna la lancerò qui a sinistra dalla postazione, una qui a 1,5 metri verso il centro, mentre l'altra andrò a metterla in fondo qui, che visto che comunque è un buon punto. La terza andrò a metterla più o meno in centro, sui 5 metri d'acqua, cercando di trovare un punto abbastanza pulito e un po' più duro, mentre la quarta ancora non so dove metterla, deciderò durante la mattinata dove sistemarla. Al massimo pescherò con 3 canne, però dai, andiamo a mettere giù queste canne e speriamo in qualcosa di buono. Dove il fondale è più pulito e c'è meno melma, e la terza canna la andrò a mettere lì. Ho clippato la canna col dipper, adesso vado a prendere le distanze con il distastick, lancerò e poi dopo passurerò con lo spon.
bellissimo pesce, una livrea spettacolare. Penso che abbiamo iniziato al meglio nella posta numero 1 alle Chiarine. Questa carpa ci dà il benvenuto. Speriamo di prendere le sorelle maggiori. Bella, bella, bella. Che schiena. Primo pesce a guadino, una bella specchi. Non mi aspettavo di fare pesce così in fretta, poi visto le difficoltà di questo lago, ma secondo me trovando i giusti accorgimenti si possono fare delle belle catture in questo lago. Adesso ho rilanciato nello stesso punto, ho ripastorato con le granaglie e attendiamo la nostra partenza. Slamata. Peccato. Allora, ragazzi, un piccolo aggiornamento. E dopo la clip del video che avete visto prima, in cui ho avuto un'altra partenza, ma nel momento in cui sono andato a afferrare ho sentito un secondo il pesce, poi si è slamata. Nel frattempo ho deciso di preparare la pastura che userò per la canna centrale, perché prima che scende il buio voglio spostarla e la voglio lanciare nella sponda opposta e poi fare il giro del lago per andare a pasturare. Delle boiles sbriciolate, l'Enjoy della Truit, e una linea comunque, tutta la pastura che userò sarà comunque tutta a base di fruttato e dolce, e vediamo se questo cambio di strategia e anche di pasturazione può portare i suoi frutti. Sono fiducioso nella notte e spero che il vento si calmi in modo da rendere le cose molto più semplici e anche meno fastidiose soprattutto. Specchi, caduta sempre sulla bilanciata del 24, pasturazione granaglie, siamo perfetti, no?
ragazzi, ho fatto il giro del lago, così è più semplice pasturare dove ho lanciato. Ho lanciato praticamente nella punta di questo canneto qua davanti. Andrò a pasturare con il cucchiaione e speriamo che regali qualche bel pesce questo spot. Un'altra regina. È partita la canna in fondo, quella dove sono andato a pasturare facendo il giro del lago. Bellissimo. Lanciare la canna nel così a caso, ed è partita. Non ho neanche pasturato su questa canna qua, ho lanciato lì a caso giusto per rimetterla in acqua e mi ha regalato un'altra bellissima specchi. Ecco qua, un'altra specchiotta delle Iarine. Diciamo, spero entro domani qualche sorella maggiore di queste bellissime specchie venga a farmi visita, però diciamo non disdegno neanche queste carte stupende, spettacolari. Bellissimo, bellissimo pesce. Thank you.
parole, senza parole. Nel video quando ho fatto il pesce non ho parlato, un pesce enorme con una coda proprio immensa, spettacolare, una specchi veramente di una bellezza unica. Il peso effettivo 27 con la sacca, 25 tondi, perfetta. Non riesco neanche a parlare, sono ancora emozionato. Un vitello, diciamo che come prima volta le ghiarine penso di aver iniziato alla grande. 5 pesci a guadino e una persa, di cui questo pesce penso che mi rimarrà impresso per sempre, come prima volta in un lago che non conosco. Sto pescando nella sponda opposta, sotto riva praticamente, pasturazione solo con le palline, e non ci credevo di poter fare un pesce così grande appena arrivato la prima volta. Speriamo di fare magari qualche altro pesce di quella mole e di farvi vedere qualche altro bel pesce. Spero di catturare anche, ne so, qualche amuro, qualche bella regina, non mi dispiacerebbe. Un altro pesce a guadino, una bellissima regina tanto attesa, perché volevo vedere anche le regine delle ghiarine. E diciamo il lago mi ha dato retta. Eccola qua, bel reginone lunghissimo, un bel pesce di mole, e ha mangiato sempre con lo stesso innesco nella riva opposta. Bello bello. Durante la diretta su YouTube è venuta a farci visita questa magnifica e scatenata specchi. Spero di farvela vedere presto. Anche voi dalla diretta, se volete fare due screen per sicurezza e poi mandarmeli, fate pure. Eccola qui, in piena diretta YouTube. Ah, che schifo, bevuto. E in piena diretta YouTube, il mio settimo pesce a guadino è venuto a farmi visita. La sorella minore della Over, eccola, molto nervosa. Bene, non vuol farsi fotografare. Particolare che c'è un paio di squame qua al centro. Perfetto. Ragazzi, buongiorno. La notte è passata. Oltre con la carpa ieri che vi ho mostrato quando stavo facendo una diretta sulla sponda, e non ho preso nient'altro. L'unica cosa che ho preso è stato un gran freddo, infatti stanotte è stata un difficile da passare, ma è passata per fortuna. Adesso inizio a smontare la tenda e caricare la macchina. Sono indeciso se rilanciare le canne per vedere se forse queste ultime ore di pesca mi posso regalare qualche altro bel pesce, non lo so, però adesso la cosa fondamentale è bersi un bel caffè caldo
e vediamo il da farsi della giornata. Un'altra partenza. Sembra anche un bel pesce. Avevo già chiuso tutto, la tenda, mi rimanevano solo le canne e la culla fuori. Partita, questa magnifica regina, come sempre sponda opposta. Solito innesco con le palline a meno di neve. Il pesce con delle squame meravigliose. È il più piccolo della sessione, ma tutto rispetto, bellissime squame lucide. Ecco qui, un bel reginotto, un bel pesce interessante. Sono rimasto sorpreso dalla bellezza di questi pesci e dalla loro forza. Veramente un lago bello, bello, bello. Sono veramente soddisfatto della sessione, di come è andata a pieno. Abbiamo trovato gli spot giusti, la tecnica giusta per insidiare queste magnifiche carpe delle ghierine. Andiamo a rilasciarla. Sessione giunta al termine, ho sistemato tutta la roba in macchina, posso ritenermi soddisfatto di questa pescata, prima volta le ghiarine, un totale di 8 pesci a guadino e una persa, e lago bello, veramente particolare, caratteristico, mi piace come è fatto. Ritornerò sicuramente, non so quando, però secondo me per venire a fare 2 giorni così, per divertirsi un attimino e per cambiare posto, va più che bene. Io vi ringrazio di aver visto il video, spero che vi sia piaciuto il video con queste tantissime catture che vi ho mostrato. Noi ci aggiorniamo, ci rivediamo alla prossima sessione, in un prossimo video, e lasciate like, iscrivetevi, alla prossima.